Ursus, quali sarebbero, se tu dovessi appunto fare una banalissima classifica dei, mettiamo, i 5 album, non 10 per non tediare troppo, e quali sono secondo te i 5 album fondamentali della psichedelia? Ma per quanto riguarda noi o per quanto riguarda la storia della psichedelia, intendo in generale, sia appunto americana che inglese, e poi secondo te appunto... Diciamolo, i 5 album italiani, ci sono dei gruppi, ecco, secondo te, che possono stare allo stesso vostro tavolo? No, perché se mi chiedi sulla psichedelia americana e inglese, 5 sono veramente pochi, cioè pochissimi. Mentre invece nel panorama italiano, io direi che, cioè, dal punto di vista della presenza storica, noi abbiamo avuto moltissimi gruppi, moltissimi artisti. Il fatto che questi artisti non abbiano prodotto molti dischi era dovuto al problema della censura, perché già nella seconda metà degli anni 60 in Italia questo termine psichedelia richiamava l'acido, richiamava la droga, e quindi c'è stata una sorta di censura da quel punto di vista, per cui molti non ne parlavano neanche, si definiva tutto musica pop in generale. Però quello che io direi che uno dei prodotti sicuramente più importanti in ambito italiano è il primo album delle Orme, Ad Gloriam, registrato nel 68, pubblicato all'inizio del 69, quindi siamo proprio in quella fase storica della psichedelia originaria. E poi aggiungerei, non so, per esempio anche il terzo LP dell'Equipe 84, Stereo Equipe, dove oltre a alcune cover che comunque riguardavano già gruppi d'avanguardia, perché c'è una cover di un brano dei Traffic dici qualche album, insomma, di gruppi americani. Sapete che sono americani, sono un po' un appassionato. No, però io volevo arrivare a 5, perlomeno. Perché appunto citerei questi due LP, perché poi, soprattutto perché Stereo Equipe, che è stato pubblicato nel 68, sancisce proprio l'ingresso nella musica, prima come autore e poi come cantautore, di Lucio Battisti. Cioè tutto il 29 settembre, nell'esecuzione dell'Equipe 84, che è un brano di Battisti Mogol, però secondo me è uno spartiacque nella musica italiana. Cioè è proprio un nuovo modo di concepire la musica in senso rock o anche leggero, ma comunque è una musica estremamente rivoluzionaria per l'epoca.